Bene, come promesso, l'approfondimento del giorno, l'approfondimento di questa mattina per Instant Focus, lo vedete all'interno del nostro, della nostra strap, del nostro titolo. Parliamo di Afghanistan e cerchiamo di capire un po' che fine hanno fatto quei rifugiati. Io credo che sia una delle immagini più forti che abbiamo osservato in questo 2021, che ormai volge al termine. Anzi, io ve lo faccio rivedere nuovamente, quell'immagine che ha visto, insomma, molti afghani correre cercando di salire a bordo dell'Air Force americano, che sta riportando effettivamente molti afghani, via da Kabul dopo il ritorno sostanzialmente dei talebani al governo, al potere. E questa è un'immagine che, ribadiamo, insomma, ha fatto un po' il giro, oltre a essere virale, ha colpito tantissimo, insomma, l'immaginario collettivo, in generale il pubblico, insomma, il pubblico dei social. Non soltanto se ne è parlato tanto di questa di quanto accaduto a Kabul e del ritorno del regime talebano. Beh, insomma, la domanda è che fine hanno fatto i rifugiati. In realtà sembra quasi che non sia più successo nulla. In realtà c'è molto lavoro da fare ed è in corso anche quanto, diciamo così, l'operatività del governo è rivolto anche in questo senso. Qui siamo sul manifesto.it, ad esempio. Oggi la firma 1200 rifugiati afghani in Italia. Poi il commento del giornale è una goccia nel mare, siglata oggi al Viminale. Dietro il lavoro del ministero, insieme a Chiesa Evangelica, Tavola Valdese, CEI, ARCI, OIM, Filippo Miraglia dice: l'ONU ha chiesto all'UE di accogliere 400, scusate, 42.000 rifugiati. La risposta: altri muri, perché poi si parla anche di quest'altro tema, e cioè della richiesta di alcuni paesi UE di poter costruire dei muri tra i confini dell'UE e insomma i confini non UE, con le risorse peraltro dell'Unione Europea. Vediamo anche Open, il corridoio umanitario che porterà in Italia 1200 rifugiati. Notizia di qualche giorno fa: verrà siglato il protocollo di cui parlava anche il manifesto, a cui stanno lavorando Farnesina e Difesa insieme a organizzazioni umanitarie. Noi parliamo, abbiamo in collegamento Fiorenzo De Molli, responsabile settore accoglienza della Casa della Carità di Milano. Buongiorno e grazie per la disponibilità. Buongiorno a lei e a voi. Perché, insomma, qui, come abbiamo visto dalle notizie, si parla di accogliere 1200 rifugiati afghani in Italia. In realtà questa accoglienza sta già avvenendo. Anzi, insomma, ci sono diversi cittadini afghani e di Kabul che già risiedono in Italia. In particolare la Casa della Carità di Milano si è occupata di seguire da vicino, insomma, l'accoglienza e anche la collocazione di queste persone. Ci racconti un po', le chiedo, Fiorenzo, di quante persone, insomma, voi vi siete occupati e com'è stato, insomma, l'accoglienza e la procedura appunto per l'accoglienza di queste persone. Prego, Fiorenzo. Sì, buongiorno. Dunque, noi abbiamo accolto delle persone in collaborazione con la cooperativa Proges e anche con l'associazione Casa Amica. Abbiamo dato a disposizione una cinquantina di posti. Di fatto, da metà settembre, sì, dal 13 settembre, sono arrivate in pratica 28 persone, suddivise in 5 famiglie e 2 donne singole. Ecco, sono state a noi indirizzate dalla prefettura di Milano, per cui ci veniva comunicato chi arrivava e poi si andava ad accogliere nel hub di Brescia, si portavano presso gli appartamenti che noi avevamo con Proges e con Casa Amica. Ecco. Di queste 28 persone, 13, cioè due nuclei familiari per complessivi 9 persone, più un altro di 3 persone, più una donna singola, hanno scelto di andarsene. Presumo proprio verso il nord Europa, perché non ci hanno avvisato e nottetempo hanno abbandonato la struttura, se ne sono andati. Quindi da noi sono rimaste soltanto, si fa per dire, 15 persone, 4 nuclei familiari più una donna singola, che sono qui oramai da noi da un mese e mezzo. Sembra tantissimo, ma è anche poco tempo. In questo poco tempo Sì. è stato. No, la lascio finire il ragionamento, Fiorenzo. Poi mi interessava capire se la dinamica che ci ha
spiegato, e cioè che alcuni due nuclei familiari, se non ho capito male, che hanno deciso di andarsene ragionevolmente, ci ha detto, verso il nord Europa, è una dinamica che si ripete di frequente in questi casi, o se è stata un po' una lei, insomma, ci ha anche spiegato che sono andati senza avvertirvi, quindi insomma, se è qualcosa che accade di frequente oppure no. Beh, se vi ricordate, dal 2014 al 2016 nella crisi siriana era un fiume che andava al nord Europa, fino a quando, se ricordate, poi nel 2015, se non ricordo male, l'Austria e la Svizzera chiusero i confini e c'era quello spettacolo indecente, terribile, di tantissima gente fuori dai giardinetti della stazione ferroviaria di Como che sperava pian piano di andare in Svizzera. Per cui il fenomeno dell'andare verso il nord Europa da parte dei profughi è abbastanza normale, ecco, è abituale. Mentre ci spiegava, insomma, che sono rimaste presso di voi 15 persone, 4 nuclei familiari e, se non ho capito male, una donna singola, ok, che diceva un mese sembra tanto, ma in realtà è poco tempo. Spiega, insomma, questo a livello di adattamento, insomma, di queste persone alla vita nuova che li vede protagonisti. Nel senso che, essendo arrivati con i corridoi umanitari, è facilitato molto il percorso di richiesta di protezione, quindi di asilo politico e anche del riconoscimento. Per dire, delle nostre persone che sono arrivate qua, già 3 nuclei familiari hanno fatto il colloquio con la commissione territoriale e 2 nuclei hanno già ottenuto l'asilo politico, l'altro penso sarà nei prossimi giorni. Tenete conto che normalmente una persona che arriva da altre parti ci mette 1 anno e mezzo, 2 per poter vedere riconoscere la propria situazione giuridica, quindi questi invece nell'arco di 40 giorni sanno già di essere rifugiati, hanno già il permesso di soggiorno e chi è rifugiato può addirittura già cercare lavoro. È ovvio che può cercare lavoro se conosce la lingua. Quindi a livello giuridico sono molto avvantaggiati, cioè questo è importante per loro. Per il resto abbiamo creato ovviamente un clima molto familiare come facciamo noi di solito, e l'altra cosa, abbiamo fatto scuola full immersion di italiano, per cui vanno sia a scuola dei CPA qui a Milano, le persone adulte, sia poi pomeriggio fanno scuola con i nostri volontari italiano. Abbiamo 2 bambine già inserite in prima e seconda elementare e sono felici di andare a scuola, e stiamo inserendo anche 2 bambini più piccoli alla scuola materna e all'asilo nido, per cui è proprio un inserimento totale, 100% nella realtà di Milano, insomma, ecco. Quindi ci sono 2 bambini afghani che sono stati inseriti nelle scuole elementari a Milano. Sì. Ok, beh, poi peraltro se sono arrivati un mese fa, più o meno ottobre-novembre, tutto sommato riescono a farsi l'anno intero, insomma, senza particolari... Hanno cercato il tempo giusto e poi imparano l'italiano, hanno dei quaderni che sono belli, ecco, imparano l'italiano, ecco, questo sicuramente. Spiegava giustamente come la lingua sia uno degli aspetti più importanti per l'inserimento. È arrivato, insomma, in queste 15 persone che state accogliendo, magari qualcuno che era più in fase avanzata dal punto di vista della lingua italiana o magari dell'inglese? Abbiamo due papà che hanno studiato in Italia, per cui uno ha studiato parecchi anni in Italia, l'altro università a Torino, quindi questi sanno l'italiano. Abbiamo delle persone che sanno molto bene l'inglese, una laureata ha studiato a Firenze ma ha studiato in inglese, quindi ecco, un'altra laureata si è laureata in India, per cui con l'inglese si riesce abbastanza. Noi abbiamo anche comunque una mediatrice culturale, un mediatore linguistico per i colloqui più approfonditi con loro, ecco. Per cui con l'inglese qualcuno sa soltanto la propria lingua, il Dari, però ecco, col mediatore linguistico ce la caviamo bene. Quindi sono arrivati, lei poi giustamente ci spiegava come siano arrivati attraverso i corridoi umanitari, quindi nessuna, diciamo, fuga disperata dal paese, come abbiamo visto anche nelle immagini. No, fuga disperata sì, perché... Chiedo scusa, prego. Loro hanno visto tutte le storie dell'aeroporto, sono usciti a entrare, qualcuno è rimasto là ai bagagli, cioè loro questo lo hanno vissuto, non in questa maniera come si vede nel filmato adesso, sì. Però durante tutto il caos loro erano presenti e rischiavano molto avendo lavorato con gli italiani, cioè è tutta gente che ha lavorato con gli italiani, per cui se rimanevano là rischiavano davvero la pelle, ecco. Però hanno visto questo e hanno avuto la fortuna di poter andare sull'aereo e arrivare in Italia, ecco. E sono arrivati in condizioni di salute buone, insomma, oppure no? Sì. Ok,
Ok, quindi buone condizioni di salute, hanno assistito a quello che abbiamo visto, insomma, più o meno alle immagini che hanno appunto fatto il giro dei social, il giro del web in generale, e insomma stiamo parlando comunque di persone anche con un certo livello culturale. Alla domanda, cioè, immagino che insomma tra le varie cose che siano venute fuori, insomma, vi hanno spiegato un po' più nel dettaglio, insomma, i motivi per cui, cioè, i motivi li conosciamo, sono davanti ai nostri occhi, però se hanno aggiunto qualche altro aspetto, qualche altro dettaglio, insomma, sul perché rimanere, insomma, con il regime talebano a Kabul, in generale in Afghanistan, non poteva essere accettato, insomma, da loro, anche in virtù del fatto di, come ha detto lei, hanno anche rischiato di rimanere a piedi e di rimanere là dove avrebbero potuto anche rischiare grosso, ecco. Sì, abbiamo fatto due cose interessanti. Una chiacchierata noi operatori con loro, no? La seconda è stata fatta settimana scorsa, una chiacchierata tra le donne afghane e le nostre colleghe donne, per cui donne fra donne, per parlare della condizione della donna. Su questo non so dirvi niente perché io non ero presente al fatto. Sull'altra cosa invece, davvero ci hanno detto alcune cose interessanti, no? La prima è che ovviamente l'Afghanistan è diversa è la città rispetto alla campagna, per cui la città ha lavorato molto con gli occidentali ed era avanzato il percorso, la campagna è sempre molto più indietro, per cui la conoscenza è molto molto diversa, no? E seconda cosa che ci hanno detto è che davvero il Corano viene usato come strumento per poter, come strumento di potere, no? Per poter affermarsi. L'altro fatto, la loro colpa grossa è avere lavorato con gli stranieri, con gli invasori, no? Per cui tu non puoi rimanere in Afghanistan, ti fanno fuori, ma questi ti chiamano la vita. Hanno ancora dei parenti giù là e si sentono regolarmente con internet, con WhatsApp e così via. Però ecco, questo è, cioè, il dire per i talebani, cioè, altra cosa interessante, dico, i capi, certo che i capi talebani ragionano e dicono alcune cose, ma il talebano normale, diciamo il soldato semplice, quello che vive in campagna, che vive queste cose non le capisce, lui è talebano, punto, no? Per cui è radicale e quindi la persecuzione, quindi uccidere la gente è una cosa Non normale. conosce la diplomazia che quei Ecco. leader talebani Non hanno. solo, ma anche il percorso culturale, uno diceva, lì manca la conoscenza. Manca la riflessione, manca la conoscenza, quindi uno che è in campagna è ancora fermo a una concezione molto vecchia, ecco, sì. Chiaro, chiarissimo. Fiorenzo, le faccio un'ultima domanda, e più o meno ci permette di tornare alla notizia con cui più o meno abbiamo aperto la nostra chiacchierata, la firma prevista per oggi, insomma, al Viminale, i 1200 rifugiati afghani in Italia. Per qualcuno, insomma, è una goccia nel mare, come dire, non basta, anzi è uno sforzo minimo, ma nel concreto vuol dire che potrebbero arrivare, insomma, nuovi rifugiati e che potreste anche voi stessi della Casa della Carità poter trovarvi nelle condizioni di potervi accogliere, cioè avete ancora spazio, avete ancora Sì, possibilità? noi auspichiamo che è una cosa lodevole questa del 1200, una cosa che c'è finalmente. Ci preoccupa una cosa più grande, tutti coloro che, poveri cristi, che non riescono ad entrare nei corridoi umanitari e che scappano da soli, per cui arriveranno magari fra un po' di mesi con dei percorsi allucinanti, dei percorsi terribili e non avranno le facilitazioni che hanno quelli che invece arrivano con i corridoi umanitari. Però chi arriva con il corridoio umanitario o chi arriva da solo con disperazione, afgano è, afgano rimane, sono tutti uguali. Quindi sarà importante un'attenzione, per tutti coloro che sono esuli, perché ce ne sono tanti, penso. Per evitare, immagino, lei ha citato giustamente l'esempio della Siria, per evitare quel tipo di situazione, perché in quel caso immagino che, insomma, non arrivarono solo con i corridoi umanitari, No, ma no, esatto. Dietro arrivarono. sofferenze, dietro questa cosa qui, e oserei dire una cosa ancora più grande, afgano è anche quello del Sudan e anche quello che sta in Libia, sono tutti afghani, nel senso di perseguitati, di umanità sofferente, di umanità che cerca rifugio. Ecco. A volte ci facciamo prendere emozione da quelli che vediamo, no? Vedi l'aereo e allora dici poverini, poverini, Sì. e chi arriva col barcone non è forse poverino, chi fa Libia non è forse poverino.
Grazie a Fiorenzo De Molli, buon lavoro a lei e al team e alla squadra della Casa della Carità, responsabile settore accoglienza a Casa della Carità. Grazie ancora e a presto. Buona giornata a voi e a tutti. Salve. E allora un piccolo approfondimento sul tema Afghanistan, di cui, come detto, si parla meno forse rispetto a qualche tempo fa, quando appunto il regime talebano è subentrato con la forza, insomma, al governo. In realtà la forza non è stata quasi necessaria, nel senso che quantomeno nella presa del governo, la presa di Kabul, poi ci sono stati anche poi gli episodi successivi, lì invece effettivamente ci sono stati, e ci sono stati e come, con l'inevitabile fuga da parte dei cittadini afghani bisognosi di protezione internazionale, provenienti non solo dall'Afghanistan, ma anche, qui adesso leggo uno dei passaggi del pezzo che vi ho mostrato, provenienti anche da Pakistan, dall'Iran ed eventuali altri paesi di primo asilo o paesi di transito. Insomma, l'obiettivo del protocollo di intesa, la cui sottoscrizione oggi al Viminale, alla presenza del ministro dell'interno Luciano Lamorgese, verrà trasmessa in diretta streaming alle 13, quindi tra meno di 2 ore, e in concomitanza con la Bank of England. Insomma, è l'ora di pranzo, sarà ricca di eventi. Chi fosse interessato può seguirlo sul sito interno.gov.it o sul canale YouTube del Ministero dell'Interno. Questo, insomma, è il comunicato stampa del Viminale di ieri primo pomeriggio, con la firma, insomma, di un'intesa prevista sin da metà agosto, quando divenne chiara che non tutti quelli che volevano lasciare l'Afghanistan ce l'avrebbero fatta. E qui andiamo incontro proprio alla riflessione finale che ci ha offerto Fiorenzo De Molli, con cui abbiamo parlato in questo blocco, in questo spazio, il responsabile del settore accoglienza Casa della Carità di Milano. 11:23, noi ci fermiamo per un altro break pubblicitario, l'ultimo prima della pausa. Al rientro tiriamo le somme della mattinata con Eugenio Sartorelli. Rimanete in nostra compagnia.